Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 16 marzo, lettura del Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 14-23. In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero: «È in nome di Belzebù, il capo dei demoni, che gli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: «Ogni regno diviso in sé va in rovina e una casa cade sull'altra. Ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebù, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Se invece io scaccio i demoni col dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio». Il brano di oggi terminava in verità con un'altra frase: «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». È quasi il centro del brano di oggi. Essere con Gesù significa essere nel regno, avere lo spirito del Figlio. Essere contro significa esserne fuori, ancora schiavi dello spirito muto che ci impedisce la parola che ci fa liberi. Essere con Gesù è questione di spirito, di avere il suo spirito, di avere il suo stesso spirito. Quello spirito di vita che diventa provocazione continua a ricercare ciò che è buono, bello e giusto. Gesù su questo è chiaro e non ama essere frainteso. Gesù non vuole essere scambiato per un guaritore, un santone, e oggi invece si deve difendere da chi lo accusa in maniera piuttosto ridicola di operare esorcismi in nome di Satana. E Gesù, e quanta pazienza ha, invece di ridicolizzare questa teoria, la argomenta e la smonta parola per parola. Ovviamente non può guarire in nome di Satana, perché scacciare i demoni in nome del principe dei demoni è piuttosto controproducente, annota il maestro. Anzi, è proprio la presenza del male che ci porta alle divisioni. La divisione personale e sociale necessita sempre di menzogna, ha bisogno di confusione per prosperare, di diffidenza, e una delle conseguenze è che ci impedisce di cominciare con il cuore. Non trovare le parole significa molto spesso rimanere in gabbia, non riuscire a venire fuori dai pantani dove siamo caduti. Il male fa questo, trattiene le nostre parole. E così un figlio non parla più al proprio padre, o un fratello, o una sorella, o un cristiano ad un altro della sua comunità. Gesù è venuto ad abbattere quei muri che noi costruiamo. Gesù, nel Vangelo di oggi, guarisce poi un uomo muto. E mi viene alla mente questo demonio muto che assale anche noi. So che l'unica cosa che mi salverà è trovare qualcuno che sia disposto ad ascoltarmi, ma mi piace pensare che Gesù ha fatto così, questo miracolo, ha dato a quell'uomo la possibilità di essere ascoltato. E in fondo il cristiano dovrebbe essere maestro nell'ascolto proprio a partire dalla parola. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani!